2020 è un anno che ricorderò a lungo. È iniziato tutto con un piccolo infortunio al ginocchio che ho superato dopo qualche settimana, la convocazione in nazionale per preparare la partita con l'Inghilterra e poi ci siamo ritrovati tutti in casa con le mani in mano senza niente da fare e lì è nata la mia avventura che mi ha accompagnato in questi ultimi mesi. È una bella esperienza, diciamo, abbastanza intensa, che mi ha dato la possibilità di pensare a quali sono in realtà le priorità della vita, quindi penso come a me a molte altre persone abbia dato il modo di stare a riflettere, quindi sì, è un periodo che ricorderò. Questa avventura da volontario con la Croce Gialla di Parma è nata da una semplice curiosità, perché si sentiva parlare di questa emergenza da coronavirus, che era una notizia nuova per tutti e soprattutto degli anziani, che erano i soggetti più a rischio, e quindi era consigliato loro di rimanere a casa per tutelare e salvaguardare la loro salute e la loro sicurezza. E comunque questi anziani dovevano rifornirsi di farmaci, di alimenti, e ho fatto una ricerca su internet, che molte volte usiamo per stupidaggini, ma altre volte è assolutamente essenziale, e questo articolo che ho trovato su internet parlava di questa collaborazione tra il Comune di Parma e appunto la Croce Gialla, e da lì è iniziata appunto la mia esperienza. Però dato che c'era, diciamo, necessità di personale, quasi il secondo giorno mi hanno chiesto se mi sentivo di effettuare un altro servizio, che sarebbe stato poi quello di trasferire pazienti positivi di coronavirus da un ospedale a un altro. E il rugby sicuramente è stato una parte fondamentale in questa scelta, perché da noi i termini di rispetto e soprattutto di sostegno sono alla base. Quando hai il pallone in mano e vieni placcato, vai a terra e devi lasciare il possesso del pallone, e se non ci sono i tuoi compagni a darti il sostegno, perdi il possesso del pallone e l'avversario rischia di segnare, quindi è una cosa abbastanza logica. Però ti dico, anche il fatto di far parte di uno sport collettivo è stato assolutamente fondamentale, perché quando arrivavi in Croce Gialla, prima di partire per un servizio di trasporto di una persona, vi dividevano in squadre, anche se erano delle micro squadre di due, massimo tre persone, comunque erano delle squadre, e tu quando prendevi una persona la dovevi trasportare in un altro ospedale, avevi letteralmente in mano la sua vita, e quella persona non stava bene, quindi dovevi cooperare e collaborare come se ti conoscessi da una vita con quegli altri colleghi, per cercare di svolgere il servizio nel modo più efficiente possibile e nel tempo minore. Quindi diciamo che questo è un aspetto che assolutamente è stato fondamentale. Sì, tra novembre e dicembre dovevi diventare papà. È una notizia che, diciamo, che è abbastanza importante, profonda. No, non ho ancora del tutto metabolizzato, penso che realizzerò quando me la troverò davanti. Però sì, avrò altre responsabilità, spero di poter essere almeno un decimo di quello che sono stati i miei genitori per me, quindi almeno un decimo bravo come loro, e di riuscire a trasmettergli i valori e l'educazione che mi hanno trasmesso i miei genitori.